Ok, cominciamo a entrare un po' più nel caldo, nel vivo dell'attività che interessa direttamente le scuole. E ho una parte più generica sulla privacy a scuola che deriva ancora da quando si facevano. Vi ricordate quel bel periodo storico in cui si facevano i corsi in presenza? Ecco, io anch'io ci sono passato e facevo corsi nelle scuole, andavo fisicamente nelle scuole a fare lezioni ai vostri colleghi. E avevo questa parte che riguardava appunto la privacy a scuola in generale, nel senso dell'attività didattica, quella più classica fatta in aula, perché anche quella pone no, non pochi interrogativi, non è banale. Cioè, adesso ci stiamo tutti interrogando sulla correttezza dei nostri comportamenti nella didattica digitale, nella didattica online, ma lo stesso problema di privacy si può porre anche in aula. E su questo argomento il garante si era già dato da fare, aveva già pubblicato un piccolo vademecum che si intitola La scuola prova di privacy. E, attenzione, un'unica annotazione, è precedente all'entrata in vigore del GDPR. Quindi se aprite il file adesso non cita come fonti normative il GDPR, ma cita ancora il vecchio codice privacy, però comunque i principi generali sono ancora tutti validi, cioè i concetti su cui si fonda questo piccolo vademecum, visto che comunque è un vademecum, quindi non va tanto su questioni giuridiche, ma su, diciamo, questioni di prassi corrette, suggerite, direi che è ancora un riferimento valido. Non sto lì a sfogliarvelo tutto, no? Però, anche perché questa è una lezione sulla privacy nella didattica online, però ecco, vedete che in questo vademecum vengono trattati alcuni aspetti relativi, ad esempio, regole generali su come la scuola si dovrebbe atteggiare correttamente nella privacy, nella gestione della privacy. Qui vedete, ecco, classico esempio, no? Qui parla ancora di dati sensibili, dati giudiziari, perché era la vecchia dizione, era la vecchia terminologia in uso prima che arrivasse il GDPR. Vita dello studente, ad esempio iscrizione a scuola, asili, temi in classe, voti ed esami, cioè quando posso pubblicare in bacheca i voti, piccole questioni che non sono così banali, perché ad esempio in un'università, cioè io vabbè, ho fatto un po' di attività in università, quando facevo l'università io facevo i classici esami, compitini preliminari prima di un esame, sulla bacheca poi, sulla porta a volte dello studio del docente, comparivano i nomi di quelli promossi, di quelli bocciati, oppure cioè, l'elenco di quelli che avevano fatto questo compitino, questo preesame scritto con di fianco il voto. Quindi tutti sapevano quanto avevi preso ed era anche una forma di pubblicità. Quella cosa lì negli ultimi anni adesso non è più vista di buon occhio perché l'esposizione del nome a fianco il numero di matricola è comunque un trattamento dato personale, quindi bisogna fare in modo che questa informazione venga comunicata in modo diverso. Via dicendo, tante altre situazioni simili in cui nella gestione dell'attività a scuola vi trovate. Capisco che nella diciamo, gestione amministrativa, cioè della raccolta documentazioni modulistica che viene data da compilare agli studenti o ai genitori, capisco che sia un problema che forse non riguarda tanto il docente, ma riguarda più il dirigente o forse il DSGA addirittura, chi si occupa dei servizi amministrativi. Però qualche spunto interessante c'è, ad esempio, anche il mondo, vedete, mondo connesso, come trattare certi temi con gli studenti quando riguarda, non so, ecco, ritirare o meno lo smartphone, farlo usare con delle limitazioni. Scattare immagini o video, fare video durante le recite, le gite scolastiche, altra questione che genera una serie di interrogativi. La videosorveglianza anche a scuola, cioè alcune scuole che hanno, le conosco perché nella mia città è successo, che hanno subito delle infrazioni notturne perché sono andati a rubare i computer o semplicemente qualche buon tempone ha provato a entrare per andare a fare casino, sostanzialmente a imbrattare i muri. Allora hanno messo le videocamere di sorveglianza. Ovviamente si può fare, ma bisogna rispettare alcune regole che sono indicate ad esempio nel GDPR e anche nel vecchio codice privacy. Alcuni estratti di questo vademecum, però, ve li ho messi perché
perché sono le cose, diciamo, gli aspetti più interessanti. Ad esempio, il trattamento dei dati in istituzioni scolastiche. Ecco, questo aspetto è quello che riguarda forse di più gli uffici amministrativi e meno i docenti, no? Quindi le istituzioni scolastiche, qua dice, vedete, le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti o dei genitori, a seconda che lo studente sia minore o meno. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie, come quelli sensibili o giudiziari, vecchia dizione, adesso li chiameremmo dati particolari, devono essere trattati con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e la competenza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle finalità rilevanti. E va bene. Però, ad esempio, ecco, un risvolto interessante. Leggere un tema in classe lede la privacy, perché a volte leggere un tema in classe, magari per far vedere che l'alunno è stato bravo, quindi anche in un'ottica positiva, quindi per premiarlo, per far vedere per darne un esempio virtuoso agli altri studenti, no? Succedeva, non so se si usi ancora, no? Ecco, il tema oggi ha preso 9 Giuseppe, leggiamo il suo tema che è stato particolarmente azzeccato. Solo che se il tema riguarda a volte questioni personali, no? Se in questo tema si racconta che la mattina, il giorno prima il bambino racconta che è andato a trovare il papà in carcere, capite che andiamo in effetti a toccare temi molto molto delicati. E quindi in alcuni casi si sono verificate, come dire, lamentele, segnalazioni da parte dei genitori e quindi il garante ha pensato fosse il caso di chiarire. Dice il garante che non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, specialmente se riguardano argomenti delicati, come l'esempio che ho fatto prima, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni. Vabbè. Voti ed esami, eccolo qua. Anche se io vi ho fatto un esempio relativo all'università, dove lì insomma sono tutti maggiorenni, qua vediamo che no, anche il garante ci ha pensato. Cioè, gli esiti di scrutinio degli esami di Stato sono pubblici, quindi gli esiti dell'esame di terza media, dell'esame di quinta superiore, devono essere pubblici, quindi cioè, devono essere esposti perché sono esami che danno come dire, hanno un valore legale, sono abilitanti, tutti devono sapere, anche l'esame in sé è pubblico, quindi può venire in teoria chiunque ad assistervi. Però ecco, le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione. È necessario però che nel pubblicare i voti di scrutinio degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni degli studenti. Ad esempio, se lo studente come dire, ha avuto un problema di salute, ha avuto una malattia invalidante, qualche cosa di particolare, qualche situazione particolare, se nell'esporre nel cartellone pubblico faccio capire che l'esame è stato svolto in una modalità diversa dagli altri, ecco, devo stare molto attento perché sto comunicando uno di quei dati che una volta vengono chiamati dati sensibili. Pensate ad esempio alla polemica su, adesso sicuramente si aprirà un capitolo, alla polemica sulle scuole che davano meno incentivi, scusate, incentivi, agevolazioni per la mensa, che poi non erano le scuole, erano i comuni, però all'interno della scuola probabilmente queste informazioni circolavano e se vi ricordate che c'è stata una polemica che non si è ancora spenta, che io conosco molto bene perché sono di Lodi e quindi sì, cioè, lì c'era una questione anche di privacy, anche insomma, comunicare esternamente che un certo elenco di bambini e di famiglie aveva avuto un'agevolazione e quindi è perché aveva una situazione reddituale particolarmente disagiata e via dicendo. Cioè, sono tutte situazioni un po' delicate su cui dobbiamo stare attenti. E ripeto, adesso ho preso questi elementi, questi screenshot di questo vademecum. Giusto per darvi uno spunto di quello che potete trovarvi, se siete interessati vi invito a sfogliarlo voi perché come vedete questo è l'indice e trovate più o meno
più o meno le cose che vi interessano. Visto che noi parliamo di didattica online, la parte del vademecum che ci interessa di più sarebbe uso il condizionale, questa qua, cioè pubblicazione online, no? Pubblicazione, trasparenza, portale unico dei dati della scuola. Ma questo è effettivamente rispetto al 2015-2016, anni in cui è stato pubblicato questo vademecum, è un po' obsoleta. Perché? Perché adesso siamo entrati in una fase molto, cioè c'è stata un'accelerazione verso la didattica online. Estrema, diciamo esponenziale in questi ultimi mesi, no? Come sapete, per motivi che conosciamo tutti. Quindi questa parte qua effettivamente sarebbe da rivedere. E la rivediamo adesso, nel senso che la successiva parte l'ho preparata io ed è invece basata su le indicazioni più recenti di questi ultimi mesi in materia di didattica, una volta chiamata didattica a distanza, adesso chiamata didattica digitale integrata. Qui in questa slide però vi lascio altri spunti di approfondimento dei video fatti molto bene. Sono dei video del Garante Privacy, sono delle animazioni, sono dei cartoni animati sostanzialmente, divulgativi, in cui il Garante Privacy cerca di far riflettere i ragazzi, cioè quindi sono dei video già pensati per essere fruiti da bambini e ragazzi, sull'utilizzo degli smartphone, sull'utilizzo dei social network, sullo scaricamento di applicazioni, sullo spam, sui cookies. Vi invito a guardarli, sono fatti bene, e magari a utilizzarli per fare lezione, nel senso che se qualcuno di voi ha interesse magari a provare a buttare l'amo su questi temi ai suoi ragazzi per farli riflettere appunto sui pericoli della rete, sui pericoli dei social media, sulle accortezze a volte banali che si possono implementare per essere più sicuri e più tranquilli, e questi durano 2 minuti, 3 minuti l'uno e sono una buona fonte.